al secondo turno si muovono, la gente vota in maniera libera. Noi avevamo fatto un appello anche al di là degli schieramenti, non era una divisione fra centrodestra e centrosinistra, ma fra continuità e rinnovamento. Gli aquilani hanno scelto il rinnovamento. Grazie. Hanno perso i poteri forti all'Aquila. Sì, con me i poteri forti non entreranno in comune. Un risultato che naturalmente ci rallegra, ci entusiasma da un lato, però dall'altro ci carica di responsabilità, perché non è tempo di festeggiamenti, è tempo di lavorare. Da domani mattina immediatamente ci metteremo di buona lena, perché l'Aquila ha bisogno di tante risposte. L'Aquila ha fatto un'apertura di credito importante al centrodestra, il centrodestra deve rispondere mettendo in campo i migliori in questa fase, perché la situazione è complessa, è difficile, ci sono tante questioni sul campo da analizzare, da affrontare e da risolvere. Insomma, noi però siamo pronti, con l'entusiasmo, con la passione e con il coraggio che ci ha contraddistinti in tutta questa campagna elettorale. Sono sempre stato abituato a candidarmi con la voglia di vincere, poi qualche volta è successo, qualche altra volta no, ma sempre con la percezione di dover dare battaglia fino in fondo. Io credo che questa, al di là di tante situazioni, sia stata una battaglia di libertà, una battaglia di rinnovamento. L'Aquila, a mio modo di vedere, era sottoposta ad una cappa imposta dal PD, che gli ha impedito di liberare tutte le sue energie, e noi siamo pronti ad accollarci questa grandissima responsabilità. Tanto adesso mi devo rendere conto di quello che è successo, parlerò con gli alleati, inizierò ad approcciare alla macchina amministrativa del comune, incontrerò i dirigenti, poi i dipendenti, i presidenti delle partecipate, e inizierò a indicare una rotta che dovrà essere seguita in questo comune, che dovrà tornare ad essere il comune di tutti, perché tutti gli aquilani hanno bisogno di risposte, e di risposte anche in tempi brevi. I poteri dentro al comune, fin quando ci sarò io, non entreranno. Ognuno avrà il suo ruolo, con il rispetto e la legittimità che va assegnato ad ogni singolo componente del grande sistema che è oggi l'Aquila, però senza commistioni, senza zone grigie, senza trasversalismi e senza fraintendimenti. Hanno ottenuto un ottimo risultato e quindi adesso lavoreremo tutti per il bene della città, ognuno per il ruolo che la città ha voluto assegnare. Io credo che ci sia stata, non è una sola motivazione che ha portato a questo, un pochino il fatto che ci si è cullati sull'11% di vantaggio, quindi un pochino si è abbassata la tensione della competizione, un po' i giorni sono quelli che sono, quindi se non sei tanto determinato, la determinazione di chi deve portare avanti una proposta alternativa è più forte, è reale, e un pochino anche il trend nazionale ha un po' modificato le cose. Io in realtà ho affrontato la campagna elettorale al primo turno con 6 avversari, cioè erano tutti contro di me, perché io rappresentavo una sorta di continuità, anche se ho cercato di declinare la mia discontinuità in una maniera, diciamo così, equilibrata. E credo però che una parte di quell'elettorato, avendo espresso un voto comunque contro, lo ha ribadito attraverso una contrarietà. Non è che parliamo di tantissimi voti, non so adesso in termini assoluti quanti sono i voti del distacco fra noi, un migliaio, quindi parliamo di quei voti che sono mancati a noi per vincere al primo turno, quindi è una situazione particolarissima. Riformuliamo la domanda: qualcuno nel PD non l'ha sostenuta fino in fondo? Ma non credo, queste sono prove che non ha senso portare. In politica esistono i risultati, bisogna prendere atto del risultato, accertarlo per quello che è, farlo nella maniera giusta e lavorare per il bene della nostra città, che ne ha proprio bisogno, ognuno per il ruolo che ha ricevuto dall'elettorato. Che opposizione sarà adesso? Ma l'opposizione con il mio stile, io così come mi sono candidato alla carica di sindaco ho portato avanti la mia battaglia senza snaturarmi, non mi snaturerò nel fare l'opposizione. Noi, lo dicevo io quando correvo per questo tipo di competizione, che una volta le persone, il vero carattere delle persone si vede quando perdi, non quando vinci, no? E quindi io credo che il mio carattere non cambierà, quindi lavorerò per la città con il ruolo che gli elettori mi hanno assegnato, ma sempre con una volontà di farla crescere, perché in fin dei conti l'obiettivo nostro quello è. Ha sentito Petrucci?
Sì, ci siamo incontrati e è venuto al comitato. Sì. È un voto che sta cambiando, c'è un dinamismo differente. Noi fino a qualche mese fa pensavamo che il 5 Stelle avesse in mano il futuro del paese, della nostra realtà, addirittura c'eravamo queste perplessità sull'indicazione di voto che era stata data nelle precedenti competizioni. Oggi è cambiato tutto, c'è un centrodestra che torna alla ribalta su tutto il paese, quindi c'è un trend di cambiamento e di ritorno. A maggior ragione il PD dovrebbe farsene un problema. Beh, credo che noi adesso una valutazione la faremo, il PD deve farsi un problema perché è un partito di governo in questo momento e lo è stato, quindi così come c'è stato un governo della città che noi abbiamo cercato di difendere per le cose buone, rilanciarlo per le cose che non avevano funzionato, e poi la situazione contingente, la partita è anche tattica nella competizione elettorale, non è solo di forza, no? Quindi molto probabilmente se sbagli qualche piccola azione, non sei determinato, non metti la forza giusta, non ce la fai. C'è un grande entusiasmo perché l'Aquila aveva una grande voglia di cambiamento, ci sono tantissimi aquilani liberi che stasera si sono ritrovati qui, festeggiamo il giusto perché da domani mattina si inizia a lavorare, perché ci sono tanti problemi risolti in questa città e dobbiamo dimostrare da subito che siamo in campo, che faremo un esecutivo di gente affidabile, concreta, onesta, trasparente, e daremo risposte alle tanti problemi risolti dell'Aquila. Non è tanto combattere contro qualcuno, ma è combattere per qualcosa, e noi combattiamo per l'Aquila capoluogo d'Abruzzo, per l'Aquila capoluogo dell'Italia intera che soffre, che lotta e che vuole rinascere. Ma il centrosinistra ha sbagliato nel difendere gli interessi di alcuni a scapito dell'intera comunità, nel mettere davanti le prerogative del partito invece che le prerogative. Noi non abbiamo bandiere di partito, abbiamo solamente il tricolore e il colore nero-verde da difendere. È un popolo meraviglioso, ecco, è tutto qua, molti sono a casa, in molti hanno creduto, in noi bisogna lavorare tanto perché ci dobbiamo guadagnare questa grande apertura di credito fino lavorando incessantemente. Fratelli d'Italia, l'Italia se resta, dell'erbo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga la chioma, che scava di Roma, il Dio la creò, si riciamoci al cuore, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, si riciamoci al il di Benedetto buono. Dai, vieni qua, andiamo.
Che avevamo 34 punti di distacco rispetto al centro-sinistra. E siamo andati sopra di 6 minuti, e questo non è il merito degli altri Giglioni, questo è il merito innanzitutto dei partiti e delle liste civiche che dall'inizio ci hanno creduto, e inizio dall'Italia, noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Rivoluzione Cristiana, L'Aquila Figura, benvenuto presente, Unione e UDC. Poi soprattutto è merito di 224 donne e uomini che ci hanno messo la faccia, che alcuni arriveranno in consiglio comunale, e vi do il benvenuto, grazie di questo onore che vi fate di affiancarvi in questa avventura, ma soprattutto di quelli che non ce l'hanno fatta, e che io vi prego, rimanete con noi, perché noi abbiamo bisogno continuo del vostro aiuto, della vostra capacità di essere imprenditori, di fare
massa critica e tutto quello che serve. Dopodiché ringrazio tutti i leader nazionali e regionali del centrodestra, perché anche loro si sono battuti tanto e si sono impegnati per questa soluzione. Permettetemi un ringraziamento alle persone che mi hanno accompagnato proprio pezzo pezzo in questa campagna elettorale, a tutto lo staff, ad Alessia, a Giorgio, Beatrice, a mia moglie, a Daniela, a Pina, a Carmen, a Laura, tutte le ragazze del comitato, tutte le persone, a Rita, non so se c'è qua in giro, però ci dovrebbe essere, e grazie, perché è stata veramente un'avventura fantastica. Adesso non ci rilassiamo troppo, festeggiamo il giusto, come ho detto, perché domani mattina ci mettiamo al lavoro, perché questa è stata... un'apertura di credito importante che ci ha fatto la città di Gallia e ci ha richiamato dopo 10 anni a governare questa città nel momento più difficile, nel momento più complicato e soprattutto nel quinquennio decisivo per il futuro dell'Aquila. Quindi mettiamoci subito al lavoro, vi invito che faccia i partiti, ma tutti voi, troviamo le persone migliori, troviamo le persone più affidabili, troviamo le persone più credibili e troviamo le persone più trasparenti, perché questo voto che arriva oggi non è soltanto il voto del popolo del centrodestra, attenzione, questo è il voto del popolo aquilano libero, del popolo aquilano che chiede a noi di prendere l'Aquila come città capoluogo. Dobbiamo avere una bandiera, sì, le nostre bandiere di partito, ma soprattutto dobbiamo avere la bandiera nero-verde come il nostro vessillo di battaglia. Andiamo avanti, perché c'è tanto da combattere il governo di sinistra che comanda la regione, che ci vorrebbe relegare a provincia dell'impero, contro un governo nazionale che si è dimenticato della città dell'Aquila. Quindi noi questa battaglia la dovremo fare contro tutti e quindi dobbiamo essere compatti. Però, come ho detto alle televisioni, noi avevamo di fronte un esercito gigantesco, ma siamo stati come il 300 di leoni dalle Termopili. Con la forza, con la compattezza e con la voglia di combattere soprattutto, abbiamo difeso il passo. Al primo turno pensavano di averla avuta vinta, ma al secondo turno l'abbiamo affrontata in campo aperto e abbiamo vinto. Abbiamo vinto perché abbiamo saputo interpretare questo bisogno dell'Aquila, di sentirsi una città forte, ricca, più viva, più equa, più giusta e più libera. Grazie a tutti. Grazie.